Dino Amendoni ha pubblicato un bellissimo articolo a proposito del diverbio e delle polemiche sul Vaticano di questi giorni, in cui sottolineava appunto la difficoltà di distinguere tra populismo e un'alternativa vera, concreta, che non porti la controparte a mettersi sulla difensiva e così a mancare l'occasione di avere un fronte compatto di italiani a prescindere Sì, dalla religione. ho letto il pezzo di Dino sul fatto. Dino è sempre molto lucido. È anche vero che, però, io non credo che se la questione dei privilegi della Chiesa fosse stata posta in modo meno assertivo, in modo meno provocatorio, avremmo ottenuto risultati diversi. Credo invece che ci sia una grossissima subalternità della politica italiana, molto più della politica che non della popolazione, nei confronti della Chiesa. Quello che hanno tutti una paura fottuta di inimicarsi la Chiesa perché rappresenta quei, non so, 2-3 milioni di voti, che forse qualcosa di più, ma in ogni caso sono minoritari ma decisivi nel rapporto fra destra e sinistra, no? Possono essere decisivi, o almeno sono convinti i politici e del PD e del PDL che siano decisivi, poi non lo so. Io credo che una politica di buon senso anche nei confronti dei privilegi della Chiesa andrebbe fatta. Ci sono tre cose che io credo gli italiani chiedano rispetto a questa manovra, non soltanto al di là delle polemiche sulle pensioni, 90.000 euro, eccetera, cioè che si taglino i privilegi della casta, che si taglino i privilegi della Chiesa e che non ci siano spese dello Stato nei confronti di. Per profitto di interesse, cioè per regalare soldi a Mediaset. Ed è esattamente quello che è successo. Ci sono 2-3 miliardi che attraverso le frequenze vengono regalati alle emittenti, ci sono 2-3 miliardi che vengono regalati alla Chiesa e l'unica cosa su cui sono intervenuti paradossalmente sono se stessi, la casta, che hanno una paura tale di essere presi dal monetino per strada, che hanno deciso di ridurre un po' le loro spese, anche se molto di più potrebbe essere fatto. Io non capisco perché queste 2 o 3 cose non possano costituire un profilo forte, no? Anche dal punto di vista simbolico. È chiaro che non risani i conti dello Stato togliendo l'ICI, mettendo l'ICI sulle proprietà immobiliari della Chiesa o facendo pagare le frequenze a media, eccetera. Ma dai un segno di una diversità, no? Di non aver tabù quantomeno. Invece questi sono i tabù in Italia, sono la Chiesa e Mediaset. Cose che non si possono toccare, perché rappresentano poteri intoccabili. Pensi che sia a causa dell'assenza dei punti fermi che la Chiesa comunque resta un punto di riferimento forte? Dov'è che la Chiesa resta un punto di riferimento forte? La Chiesa non è un, è un, è un nella coscienza delle persone si perde un giorno di più, sempre meno gente va a messa, i preti li importiamo dall'Africa. Nell'Europa secolarizzata la Chiesa conta sempre meno. Il richiamo del Vaticano da quando è morto Wojtyla, che quantomeno era carismatico e mediatico, è in caduta libera. Non mi pare che la Chiesa rappresenti in Europa una forza in ascesa, mi pare che sia al contrario una forza in discesa, che la secolarizzazione, d'altro canto, è una scelta della Chiesa, ha scelto di arroccarsi con Ratzinger anziché di aprirsi e ne paga le conseguenze. Il fatto che in Italia la classe politica sia terrorizzata dall'inimicarsi la Chiesa non vuol dire che nella società civile la Chiesa sia ancora così forte. Proviamo a chiedere agli italiani se vogliono che la Chiesa paghi l'ICI sui suoi immobili, e vediamo, anche compresi i cattolici, vediamo cosa rispondono. A proposito di questo e tornando a parlare di manovra finanziaria, qual è la tua visione al riguardo, la tua opinione al riguardo? Ripeto, questa non è una manovra né di destra né di sinistra, è una manovra pateracchio, si mettono insieme un po' di cose. Sicuramente è una manovra che va contro tutto quello che Berlusconi ha detto per tanti anni, no? Cioè lui ha detto che pagare le tasse era mettere le mani nelle tasche degli italiani, cioè lui ha svalorizzato il gesto del contribuire alla cassa comune, no? Pagare le tasse è contribuire alla cassa comune. Invece lui l'ha sempre considerato un furto, l'ha definito un furto, perché laddove si definisce. Cioè pagare le tasse, mettere le mani nelle tasche degli italiani, un lessico che dà un'idea di forte negatività, che connota in modo negativo il pagare le tasse. Adesso
quello che era mettere le mani nelle tasche degli italiani è diventato contributo di solidarietà. Quindi si è passati da un lessico negativo a un lessico positivo. Questo io credo che in qualche modo sia la pietra tombale su Berlusconi, anche se, ripeto, la fine sarà lunga per tanti motivi, tra quelli che si è detto, perché ha perso la ragion d'essere della sua missione in politica, che era quello dell'italiano che voleva farsi i cazzi suoi, non voleva la finanza, non voleva pagare le multe, voleva i condoni, voleva no, fare quello che gli pare, padrone a casa mia, come dicevano loro. Adesso non è più così, si è scoperto che mettere le mani nelle tasche degli italiani in realtà non è altro che fare una cassa comune per salvarsi la ghirba in un momento di tempesta monetaria. Poi è chiaro che la manovra si trova nelle tecnicalità, che può essere migliorate infinite volte. In questo io speso anche una lancia a favore del PD, perché alcune delle proposte del PD della contromanovra sono di ottimo buon senso. La tracciabilità sopra i 1.000 euro degli spostamenti di denaro, la reintroduzione del falso in bilancio. Ho già dei dubbi sulla ritassabilità dello scudo fiscale, perché dei capitali rientrati con lo scudo fiscale, perché se tu dici a uno che ha i soldi all'estero, paghi una volta e poi non paghi più, poi non puoi farlo pagare più, è una questione di correttezza dei rapporti fra Stato e cittadino. Vabbè, ma queste sono piccole cose. Comunque, ripeto, è una manovra così, di classico stile democristiano. A me va benissimo che paghino le tasse quelli che guadagnano più di 90.000 euro. Fa un po' sorridere che lo dice lo stesso governo che sosteneva che pagare troppe tasse legittimava gli evasori. Fa un po' sorridere che lo dica lo stesso governo che sosteneva che pagare le tasse era mettere le mani nelle tasche degli italiani, insomma. Dimmi, secondo te la mancanza di un'informazione veramente completa, diciamo, nei mass media riguardo a questi temi non ne sta impedendo una consapevolezza condivisa nella popolazione? A cosa ti riferisci? Mi riferisco a proprio a questo, proprio a questi aspetti, dettagli che generalmente non sono conosciuti dalla Ma non popolazione. sono conosciuti perché il 70% degli italiani si informa attraverso la televisione. Non è che non sono conosciuti perché c'è la censura che impedisce alla gente di conoscere, non sono conosciuti perché la maggioranza siamo un paese fortemente televisivo, in cui meno di metà degli italiani ha un collegamento internet, la metà degli italiani non ha mai aperto un browser in vita sua. Siamo un paese in cui si compra meno quotidiani che nel dopoguerra, siamo un paese in cui la televisione è ancora il mezzo di informazione, specialmente di quel ventre molle del paese, no? Quello poco alfabetizzato, che poi però alle urne pesa. Io non credo che comunque anche in caso di informazione più capillare la gente si rivolterebbe, perché c'è una grossissima rassegnazione in Italia. Questo forse è il nostro male peggiore, cioè la nostra incapacità, il nostro aver visto tutto, no? Abbiamo visto tutto passare anche questo, la nostra incapacità di arrabbiarci compostamente. Ma arrabbiarsi non vuol dire indignarsi per la casta, vuol dire fare delle cose concrete perché, ad esempio, i privilegi della casta diminuiscano. In Italia si procede a fiammate di sdegno a cui non segue un attivismo concreto per la maggior parte delle persone. Questo è uno dei nostri limiti strutturali, secondo me. A proposito di questo, e tornando all'articolo che hai citato prima, che io ho letto e che ho trovato veramente brillante, si è parlato moltissimo in questi ultimi giorni di linguaggio, appunto, del linguaggio che è stato usato negli ultimi anni e che ha plasmato in un certo senso il modo anche di pensare, chiaramente. Quindi ti chiedo questo, credi che anche questo aspetto abbia avuto una qualche influenza sul modo in cui i fatti venivano percepiti e venivano digeriti? E Ecco, certo, controllare il linguaggio non è una convinzione, il linguaggio è una declinazione del ragionamento, no? Logos in greco è sia parola sia pensiero. E quindi è chiaro che controllare il linguaggio, plasmare il linguaggio, diffondere un certo tipo di linguaggio, no? Predominio culturale della sinistra, mettere le mani nella tasca degli italiani, il partito dell'odio, l'amore vince sempre sull'invidia. Questo tipo di filosofia comunicativa è stata prevalente negli ultimi anni. Il controllo dei media è stato fondamentale, però è anche vero che con
Io non sono di quelli che credono che tutto sia definitivo e irreversibile, anche è vero che sta finendo per quanto, questo magari sembra in contraddizione quello che dicevo prima, ma per quanto gli italiani si informino ancora prevalentemente con la televisione, a poco quel tipo, se non altro per un fatto generazionale, quel tipo di dominio culturale, io non credo che esploderà di colpo, ma a poco si andrà sgretolando. Il fatto che oggi la maggioranza degli italiani non voti Berlusconi dice che forse non funziona più, o comunque non funziona più come prima, quantomeno. Un altro dato interessante è il fatto che l'Italia è tra i paesi con il maggiore finanziamento pubblico alla carta stampata. Sì, che non serve a niente perché la carta stampata va malissimo lo stesso. I finanziamenti pubblici alla carta stampata io li toglierei domani mattina se potessi, perché costituiscono un fattore di gravissima, come dire, di gravissima crisi di reputazione di noi giornalisti. Per cui io non ho mai difeso la categoria dei giornalisti, anzi, spesso attaccato. Ma mi dà molto fastidio quando. Giustamente, a una mia opinione mi viene detto che il mio stipendio viene preso con i contributi. Non è vero, tra l'altro, perché i contributi pubblici rappresentano ormai una fonte infinitesimale, per i giornali non di partito, sto parlando, una fonte infinitesimale di introiti per le case editrici. Le case editrici non, come dire, potrebbero serenamente pensare di aumentare la propria credibilità, la propria affidabilità e la propria reputazione rinunciando. Il caso del fatto in questo secondo me è sintomatico. Cioè, io se potessi mi diminuirei anche lo stipendio della percentuale del mio stipendio pari alla percentuale di soldi che prende il mio gruppo, per capirci, dallo Stato, perché credo che la nostra reputazione sia molto legata a questa cosa. Ed è giusto così. Io non credo che, per quanto si possa discutere per anni sul fatto che e sia giusto finanziare la cultura. Nell'epoca di internet non ha più senso finanziare i giornali cartacei. Quindi io sono favorevolissimo all'abolizione di qualsiasi forma di agevolazione o contributo per la carta stampata. Ci sono dei progetti, comunque dei giornali online che stanno emergendo in Italia sul modello di altri molto più grandi, più strutturati, per esempio statunitensi, come ad esempio l'Inchiesta che segue questa linea lettera 43, il Post anche mi sembra. Sfide molto difficili, eh? Sfide difficili perché il modello di business su internet è un modello di business ancora molto incerto, non vogliamo far pagare le notizie online ed è giusto così, però poi la pubblicità segue poco la rete, specialmente in Italia dove c'è una, come dire, una prevenzione culturale nei confronti della rete ancora molto forte. Spero molto, lavoro prevalentemente per il sito dell'Espresso, quindi io spero molto che l'informazione e la comunicazione digitale riescano a trarre investimenti pubblicitari, però vedo che fanno molta fatica, poi spesso questi, non tutti, ma alcuni di questi siti finiscono per avere delle cadute di stile, di qualità, per aumentare il numero di click, ripeto, non tutti e non sempre, non è facile tenere nel contempo il livello alto, la reputazione alta, i click alti e soprattutto in questo contesto non è facile attirare investimenti pubblicitari, tanto più in una fase recessiva, quando le aziende non investono in pubblicità, quindi è una sfida della Madonna, non è una roba da poco. Io spero che vadano tutti molto bene e che tutti quanti chiudano in attivo i miei dubbi.